Dicevamo, è importante ascoltare anche le esperienze di donne che hanno fatto impresa in questo territorio. Lei ha potuto avviare la sua nuova attività anche grazie alla Camera di Commercio di Firenze. Davvero? Durante il Covid ho perso il lavoro praticamente perché facevo guida turistica e non potendo più lavorare, non arrivano più turisti e ho cercato di studiare, di cercare anche di avere delle opportunità in più. E avendo studiato anche in economia, in questo ambito di finanziamento, comunque sapevo muovermi. E conoscevo già Camera del Commercio, quindi mi sono approfittata subito, tra virgolette approfittata, insomma, mi sono cercata queste opportunità e ovviamente ho chiesto dei prestiti a tasso zero per le imprese femminili. Se non ci fossero questi prestiti, diciamo, non sono sufficienti, però sono stati necessari perché così ho potuto avere più liquidità per poter gestire l'attività, quindi sono stati essenziali. Ecco. Che tipo di attività? Allora, io ho un'enoteca particolare, diciamo, atipica, perché sono di formazione anche sommelier, sono sommelier della FISAR di Firenze, della delegazione di Firenze, quindi ho una passione per il vino e poi dall'altra parte, facendo guida turistica, ho anche la passione dell'arte, quindi ho cercato sempre in questa enoteca, un wine bar, di unire sia la cultura e vino, quindi il vino non è mai dopo lavoro un aperitivo tra gli amici, ma anche un collante per le persone che vogliono condividere una cultura, un qualcosa in più, ecco, quindi vino è conviviale. Quindi questa è la mia enoteca, si chiama Caliciaca, si trova a Firenze. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.